Salve amici del segreto, in questo video andremo a vedere il best seller Espandi il tuo business oltre ogni aspettativa di Jay Abraham. Jay Abraham è il consulente di marketing più pagato al mondo. Lui ha aiutato molte aziende ad espandersi internazionalmente. Tra l'altro ha aiutato anche lo sviluppo strategico di personaggi come Tony Robbins, Stephen Covey, eccetera. Ci sono moltissime informazioni utili in questo libro. Si tratta fondamentalmente di pensare diversamente dagli altri perché solo così si può ottenere tanto. Andiamo a vedere tutto nei dettagli. Pensare diversamente. In questa parte andremo a vedere come le aziende di successo pensano. L'industria A non sa nulla dei metodi utilizzati dall'industria B. L'industria C è totalmente all'oscuro del modo in cui l'industria B vende o commercializza e così via. Cercando di studiare e identificare i principi fondamentali che guidano i successi in centinaia di altri settori, sarete in grado di scegliere i più potenti ed efficaci approcci da introdurre nel vostro settore. Dovete quindi spendere tempo studiando quello che altre persone fanno fuori dalla vostra azienda. Spesso incontrandoti con queste persone puoi scoprire metodi per risolvere il tuo problema perché probabilmente loro avranno già scoperto un modo intelligente per farlo. Se state pescando e avete una canna con una lenza in acqua, potrete catturare solo un numero limitato di pesci. Ma se si utilizzano 10 canne e si mettono in acqua 10 lenze con 10 esche diverse, allo stesso tempo il potenziale di catturare pesci aumenterà notevolmente. Questo è uno dei problemi di molti imprenditori, secondo Abraham. Il fatto di essere troppo lineari, hanno solo un prodotto, un servizio, e invece di capire di cosa il cliente ha bisogno e cercare di creare da soli questi servizi o con altre persone in cooperazione, si concentrano solo sul prodotto o sull'unico servizio che hanno. Abraham suggerisce di non pensare cosa sia meglio per il cliente. Chiedete al cliente cosa gli serve e poi createlo. In questo modo non avete bisogno di cercare clienti perché saranno loro a cercare voi. Come fare progressi? Adesso andremo a vedere i guadagni incrementali rispetto ai salti quantici. Il vostro più grande successo è la vostra più grande prosperità. Negli affari e nella vita verrà dalla vostra capacità di creare i vostri propri progressi. Per fare questo bisogna essere sempre consapevoli di quello che succede nel vostro settore. Cosa fanno gli altri? Quali sono le innovazioni del momento? Cosa manca e cosa potrebbe essere fatto meglio? Abraham ci dà anche la definizione di progresso secondo lui. Un modo non convenzionale, migliore e più eccitante di fare le cose. Miglioramenti drastici in ogni settore che vi rendono più incisivi, potenti, capaci, efficienti, produttivi o che ispirano il vostro cliente. Fate in modo che il vostro marketing produca il doppio o il triplo dei risultati con lo stesso sforzo o anche meno. Trasforma il tuo prodotto da una semplice merce in un prodotto che nessun altro può offrire o contro cui nessuno può competere direttamente. Cercate di controllare il vostro business con meno persone, meno stipendi, meno confusione. Più produttività, più efficienza e più profitti. Lasciate che sia il vostro cambiamento a cambiare l'intero gioco del vostro business, permettendovi di cambiare totalmente, ma in modo etico, tutte le regole e di riformularle a vostro piacimento. Cerca di superare la concorrenza ad ogni livello. Supera il mercato, la vendita, le prestazioni e le manovre degli altri. In questo momento
I vostri concorrenti cercano costantemente di trovare nuovi modi per portarvi via i vostri clienti, il vostro lavoro o l'intera attività. Dovete battergli sul tempo. I progressi sono la via per farlo. Per battervi, ovviamente, loro vi studieranno. Dovete fare lo stesso con loro. Dovete progredire più velocemente ed efficacemente di loro, altrimenti verrete sconfitti. Reinventate il vostro business o la vostra carriera prima che qualche concorrente lo faccia prima di voi. Lasciate che i vostri successi siano massimizzati meglio e più a lungo in modo da poter scoprire in sicurezza nuovi successi futuri. Usate eticamente le conoscenze, i capitali o le risorse di altre persone a vostro vantaggio. Abbassate o eliminate completamente il rischio di un'attività, aumentando al contempo il potenziale di guadagno. Il progresso, secondo Abraham, è imbattibile. Il progresso rende le persone ricche. In quale modo? Essere focalizzati sulle opportunità, cercarle anche lì dove le altre persone sono focalizzate sui problemi. Non tutte le opportunità sono da sfruttare, dovete ovviamente valutare anche i profitti che otterreste da ogni opportunità. Dovete inventare e reinventare costantemente il vostro futuro o il vostro piano che avete riguardo il vostro futuro, migliorarlo, quindi è una sfida continua a guadagnare il massimo impiegando il minimo delle risorse necessarie e il meno tempo possibile. Bisogna vedere opportunità dove tutti gli altri vedono problemi, ostacoli, limitazioni o confini. In ogni problema che vedete dovete chiedervi dov'è la grande opportunità che sto trascurando. Abraham ci dà anche un esempio. Il fondatore di Nike, un avido corridore, si sedette al tavolo della sua cucina e cominciò a mettere la gomma che voleva usare per le sue scarpe sotto ad un ferro da stiro per creare la suola unica di Nike per la loro prima scarpa da corsa. Questo è un modo di pensare diversamente dagli altri, è un modo di pensare innovativo che punta a massimizzare le risorse e ovviamente è stato un successo mondiale. Massimizzare e creare progressi significa molto di più che ottenere il massimo profitto, le massime prestazioni, la massima produttività ed efficacia da un'azione, da un'opportunità o da un investimento. Significa anche ottenere il massimo dei risultati impiegando poco tempo, pochi sforzi, poche risorse e poco rischio, qualcosa che poche persone praticano o addirittura pensano. Dovete pensare come potrei utilizzare al meglio il mio tempo, il mio denaro, il mio impegno in queste circostanze. Come praticare tutto questo? Il vostro obiettivo nella creazione di progresso è quello di utilizzare le idee per creare più valore per gli altri. Le scoperte aumentano in proporzione diretta alla quantità di networking, brainstorming e masterminding che fate con persone con la stessa mentalità guidate dal successo al di fuori del vostro settore. Spesso le grandi idee provengono da altri settori che non hanno nulla a che vedere con il vostro. Questo perché, secondo Abraham, nel vostro settore tutti la pensano alla stessa maniera e spesso si conformano con lo stato attuale del settore. Dovete cercare settori dove c'è maggiore innovazione, la quale voi potreste sfruttare. Questo interesserà anche alle persone dell'altro settore, perché anche per loro questa sarà una nuova prospettiva. I progressi più grandi eliminano il rischio o la resistenza dall'altra parte, quindi è più facile dire sì che no. Tutti vorranno conoscere ciò che voi offrite. Impiegate molte pratiche di successo, molto più pratiche di successo rispetto ad altre persone al di fuori del vostro campo o del vostro settore, indagando e poi modellando le
loro filosofie, i loro metodi. Modellare significa in questo caso applicare nel vostro settore ciò che avete trovato, l'idea che vi sembra interessante. Adesso andremo a vedere i tre modi per far crescere il tuo business. Prima però vediamo questo esempio che è veramente interessante, preso dal libro. Se hai 1.000 clienti i quali comprano prodotti della tua attività per un valore di 100 euro a testa e fanno questi acquisti 2 volte l'anno, quindi ti portano 200 euro a testa in un anno. 1.000 per 100 per 2 fa 200.000 euro gli introiti. Se però i clienti sono 1.100 e comprano prodotti per un valore di 110 euro per 2,2 volte l'anno, quindi mediamente 2,2 volte l'anno. In questo caso il valore sarà 266 mila euro se moltiplichiamo tutto. Quindi un incremento del 10% di questi tre fattori, numero clienti, quante volte comprano e il valore che pagano, quando questi tre fattori crescono del 10%, l'incremento degli introiti non è del 10%, ma del 33,1% del reddito. È molto semplice, ma in pochi lo capiscono perché la maggior parte non ha le conoscenze necessarie per entrare nella psicologia del cliente e portarlo a comprare. Gli introiti di un'azienda non si possono incrementare cercando di fregare i soldi al cliente, ma aumentando il valore che si porta al cliente, rendendo la propria azienda indispensabile nel mercato. Così il cliente non solo ritornerà per comprare altri prodotti, ma comincerà anche a suggerire la vostra impresa ai propri colleghi. Quindi abbiamo tre modi per crescere il nostro business. Il numero uno, che vedremo in questa slide, incrementando i profitti e aumentando il numero di clienti. Ovviamente i profitti si possono aumentare anche aumentando il numero di acquisti fatti da ogni cliente, oppure aumentando il numero di volte in cui ogni cliente ritorna per comprare. Abraham ci fa un esempio. Lui dice: ho un cliente la cui curva di reddito era stagnante, non importa cosa abbia venduto, facciamo finta che sia il tuo prodotto o servizio. Questa azienda aveva un programma di compensazione che pagava ai venditori il 10% del profitto. Quindi, se l'azienda realizzava un profitto di 1000 dollari su una vendita, il venditore ne otteneva 100 e l'azienda ne otteneva 900. Abraham decide di calcolare quanto vale per loro il nuovo cliente in dollari ogni volta che acquista, quindi valore medio, quante volte quel cliente comprerà da loro ogni anno e per quanti anni il cliente medio sarà con loro, quindi continuerà ad entrare nel sito, magari a comprare qualche prodotto. Si è scoperto che la prima vendita in media ha portato a circa 200 dollari di profitto per l'azienda. Di questi 200 dollari, il 20% è andato al venditore. Il 180 dollari invece all'azienda. Scusate, 20 dollari, non il 20%, 20 dollari sono andati al venditore e 180 all'azienda. In media il cliente ha acquistato 5 volte all'anno per 3 anni. Quindi, in sostanza, ogni volta che l'azienda riceveva un nuovo cliente, riceveva 3.000 dollari di profitti cumulativi. Quindi, dopo aver calcolato tutti i prodotti che lui ha comprato in 3 anni, il cliente, veniva fuori questa somma. Ovviamente ci sono clienti che comprano di più e quelli che comprano di meno. Per questo parliamo di una media. Sommando tutto, dividendo per il numero di clienti, esce fuori 3.000 dollari. La soluzione di Abraham, quindi. Invece di dare ai venditori il 10% del profitto della prima vendita, che
che facevano ad un nuovo cliente, lui suggeriva di dare loro il 100% del profitto della prima vendita. La risposta della direzione dell'azienda era: sei pazzo. Lui dice: ho sorriso piacevolmente e ho continuato a spiegare che fin tanto che i loro addetti alle vendite mantengono le vendite dei clienti esistenti a livelli passati o anche superiori, dovranno dare a loro il 100% di profitto sulla prima vendita per ogni cliente nuovo che portano. Saranno 10 volte più motivati a vendere a nuovi clienti e ogni volta che portano un nuovo cliente, la persona addetta alle vendite guadagna 200 dollari in più, ma l'azienda guadagna 2.800 in più, perché avevamo detto che un nuovo cliente porta 3.000 dollari mediamente. Questo perché il 100% della prima vendita porta ad una perdita di 200 dollari all'azienda. Ossia, l'intero acquisto che va al venditore però è di 3.000 dollari. Quindi, mantenendo i 2.800, stiamo non solo facendo un grande guadagno nel caso di questa azienda, ma stiamo anche mantenendo un'altra produttività, anzi la stiamo addirittura stimolando per quanto riguarda i nostri venditori. Quindi il problema è che l'azienda calcolava tutto questo come una perdita di 200 dollari, ma in verità è un guadagno di 2.800 dollari, aggiungendoci un venditore ipermotivato che abbiamo creato da tutto questo. Questo è un modo per essere innovativi ed incentivare i propri dipendenti. E ovviamente non potete negarlo, è un modo di pensare molto innovativo che non a caso porta Abraham ad essere il consulente di marketing più pagato al mondo. Inversione del rischio. La garanzia chiamata migliore di quella senza rischio vi permette di fare qualcosa che una garanzia di base, un approccio di inversione del rischio non farebbe. Quando si utilizza una garanzia migliore di quella priva di rischio, si riconosce e si premia il cliente per il valore del suo tempo e della sua fiducia spesi a tuo favore, decidendo appunto di comprare. Abraham dice: quando ti dico che sono insoddisfatto per qualsiasi motivo, non solo mi dovrai restituire il mio prezzo d'acquisto, ma mi dovrai promettere, oltre ad un'ulteriore ricompensa, un incentivo per averci messo tempo, impegno, fiducia nell'acquisto, eccetera, anche la promessa di continuare a farmi agevolazioni anche in futuro, perché altrimenti vado via. Questo è un modo per andare oltre alla tipica garanzia, perché si riduce il rischio del cliente e questo li porta a comprare. È molto difficile dire di no ad una proposta del genere. Ogni volta che due parti si riuniscono per concludere affari di qualsiasi tipo, una parte chiede sempre all'altra, consapevolmente oppure no, di assumersi più rischi o addirittura tutti i rischi. Se si chiede a qualcuno di assumersi tutto il rischio, la loro prima risposta è quella di non comprare. Un esempio, Abraham dice: ti sei mai abbonato ad una rivista o ad una newsletter e la ragione per cui ti sei abbonato è perché ti hanno dato un 30, 60 o 90 giorni senza domande, garanzia di rimborso al 100%? O addirittura non ti hanno mai chiesto di pagare in anticipo? Questo è un esempio di inversione di tendenza. L'importanza delle referenze. La maggior parte delle persone e delle imprese spendono tutto il loro tempo, i loro sforzi e i loro soldi in programmi di marketing, pubblicità o vendita convenzionali, quando una frazione di questo sforzo è praticamente senza spese e porterebbe a loro molte volte più risultati se sviluppassero un sistema di referenze formalizzato. Cosa significa? Il primo passo: ogni volta che i clienti si rivolgono a voi di persona, tramite il vostro personale di vendita, tramite
tramite lettera, email, telefono, chiedete loro diplomaticamente di poter usare la loro esperienza come una referenza. Ma prima dovete, tra virgolette, preparare il terreno. Dovete dire ai vostri clienti che vi piace fare affari con loro e che probabilmente loro conosceranno persone che hanno i loro stessi valori, le loro stesse necessità che voi potreste aiutare. Dite loro che vorreste dare a queste persone la possibilità di indicare ai loro amici la loro esperienza con il vostro prodotto. Questi clienti di lunga data portano direttamente un nuovo cliente da voi, senza costi aggiuntivi. È un cliente che viene conoscendo la vostra azienda da un amico soddisfatto dei vostri prodotti, comprerà ovviamente subito. Comprerà spesso e sarà fedele. Poi aiutate il cliente a vedere un quadro chiaro di chi nella sua vita potrebbe trarre il massimo beneficio dai vostri servizi o prodotti. Dite loro che tipo di persona o attività potrebbe essere, dove si trovano, cosa stanno probabilmente facendo, perché ne trarrebbero beneficio, in modo da portare il vostro cliente attuale ad immaginare quali potrebbero essere ulteriori clienti, amici che lui conosce, parenti, eccetera, che potrebbero necessitare dei vostri prodotti. Mostrate loro cosa farebbe o comprerebbe una persona o un business in questo momento, in modo che l'immagine nella loro testa sia molto chiara. Poi fate un'offerta di vendita totalmente priva di rischi, totalmente priva di obblighi, in modo da renderla irrinunciabile. Secondo passo, offritevi volentieri di incontrare, consigliare o almeno parlare con qualcuno di importante per quel cliente. Offrite quindi la vostra mediazione. Offrite di consultare il loro referente o di lasciargli fare una visita o di ottenere una dimostrazione del vostro prodotto o servizio senza aspettativa d'acquisto, in modo che il vostro cliente vi veda come un prezioso esperto con il quale possa mettere in contatto i suoi amici o colleghi. Se trattate i loro amici così come trattate i vostri clienti, la vostra espansione sarà inarrestabile. Fate attenzione però, perché se ciò non avvenisse potreste rischiare di perdere anche il cliente che avete usato come referenza. Mercato di riferimento. Concentrate i vostri sforzi e la vostra attenzione sui mercati, le prospettive e le attività che vi offrono le più alte probabilità di guadagno e farete sempre meglio. Ma la maggior parte delle persone non si ferma a chiedersi se c'è un modo migliore. Una fonte accessibile e qualificata che possa raggiungere in modo più facile ed efficace i propri clienti. Quando vi rendete conto che ci sono modi per focalizzarsi sui potenziali clienti che hanno più probabilità di essere interessati al vostro prodotto o servizio, otterrete maggiori risultati con meno sforzo, meno tempo e meno denaro. Come? Sedetevi con i file dei vostri clienti, magari avete già un foglio Excel, o sedetevi con gli addetti alle vendite, se li avete, e assicuratevi di avere un elenco completo di tutti i vostri clienti. Separate i vostri clienti in base ai loro diversi modelli di acquisto o interessi, stabilite quali clienti acquistano quale categoria di prodotti o servizi che voi avete a disposizione, quali acquistano unità di vendita più grandi e quali acquistano più frequentemente. Identificate le persone o le aziende che acquistano più categorie specifiche di prodotti e servizi o applicazioni molto più specializzate, e questo lo potete fare tramite Excel usando appunto le formule o le funzioni. Notate se ci sono somiglianze tra i vari gruppi di acquisto che indicano tendenze di opportunità. Ad esempio, se scoprite che i vostri maggiori acquirenti sono tutti medici o produttori di prodotti chimici, eccetera, potreste rivolgervi ad un numero maggiore di questi gruppi come futuri prospetti.
Guardate se ci sono tendenze geografiche, indicazioni demografiche o fattori generali come età, tipo di azienda, se familiare oppure no, le dimensioni dell'azienda. Fattori quindi che sono correlati a specifici modelli di acquisto. Quando si riconosce quali sono questi modelli, si può utilizzare questa conoscenza per proposte più orientate a quel segmento. Proposta di vendita unica. La vostra proposta di vendita unica è quell'idea distinta e accattivante che contraddistingue la vostra azienda da ogni altro concorrente. Alcuni esempi di J. Abraham. Domino Pizza. Pizza calda, deliziosa, consegnata a domicilio in 30 minuti o meno. Oppure, se si consegna dopo 30 minuti, la otterrete gratis. Quindi o arriva in meno di 30 minuti o 30 minuti, o se no la potete ottenere gratis. Questo è un modo di fare pubblicità imbattibile. Un altro esempio, negli anni 60 l'Avis stava lottando per trovare un approccio di marketing che gli permettesse di ottenere il vantaggio di mercato desiderato. Avevano bisogno di una proposta di vendita unica e molto potente, quindi dopo che Hertz era superiore a loro per dimensioni e quota di mercato. Che cosa hanno fatto? Sono venuti fuori con un nuovo motto. Siamo i numeri due, ci impegneremo di più. E l'hanno dimostrato estendendo se stessi, lavorando di più, dando prezzi migliori, essendo più cordiali e cortesi con i propri clienti. E questo ha dato grandi risultati. Un altro esempio è Nordstrom, che ha costruito il proprio successo nei grandi magazzini attraverso una proposta di vendita unica. Se avete qualche problema con un nostro acquisto, per qualsiasi motivo, riportatelo indietro per un rimborso del 100% senza domande in qualsiasi momento in futuro. In qualsiasi momento, quindi, non in 3 giorni, non in 7 giorni e non in 30 giorni. Se un anno dopo non sei soddisfatto, se 5 anni dopo non sei soddisfatto, non è un problema, puoi portare indietro il tuo prodotto e noi ti restituiamo i soldi. Il consulente finanziario Howard Ruff ha costruito un impero di newsletter da 20 milioni di dollari negli anni 80, mettendosi in una posizione unica e distintiva nel suo mercato. La maggior parte degli altri consulenti finanziari di Wall Street cercavano di attrarre solo gli investitori benestanti. Howard ha adottato l'approccio opposto. Lui ha detto: io sono il consulente finanziario della classe media e voglio proteggere i loro interessi ad un livello diverso. So quanto lavorino duramente per guadagnare un dollaro e so quanto sia importante che non lo perdano. So quanto siano importanti per voi i soldi per la pensione. Rispetto e mi avvicino alla vostra situazione in modo diverso da chiunque altro. Questo va a toccare direttamente i sentimenti della classe media, attirandola. Un altro concetto interessante è la relazione ospite-beneficiario. Determinate chi nella vostra area marketing sta già vendendo ai clienti che volete raggiungere e che ha la loro fiducia, il loro rispetto e la loro volontà di comprare, venderebbero qualcosa che va prima, che accompagna o che segue il prodotto o il servizio che vendereste a queste persone. Il vostro prodotto o servizio non è in concorrenza con il prodotto o il servizio che questa azienda offre, ma lo completa. Se è così, potete chiedere di cooperare con loro, però ovviamente è importante non essere in competizione con loro. Se il vostro prodotto è simile a quello che loro offrono, ovviamente non accetteranno mai.
Come possiamo fare? Ci sono alcuni passi, secondo Abraham. Primo passo, chiedete a voi stessi chi ha già un forte rapporto con persone alle quali potrei vendere un prodotto o un servizio non competitivo ma correlato. Secondo passo, una volta che avete i nomi sulla carta di queste aziende, contattatele e chiedete loro di presentare il vostro prodotto o servizio al loro pubblico. Fornite loro molte informazioni su ciò che vendete e possibilmente anche alcune testimonianze che ne attestino l'alta qualità del vostro prodotto. Una volta che avete la loro attenzione, segnalate i seguenti fatti. Il vostro prodotto o servizio non è assolutamente competitivo con il loro prodotto. Nel caso in cui vi rivolgiate ad un concorrente, segnalategli che gli eventuali profitti risulterebbero dalla rielaborazione della loro lista dopo che avranno tratto tutti i profitti possibili dai loro prodotti, sarà divisa tra di voi in una percentuale che voi potete stabilire in base al calcolo dei costi che avete, dei profitti che vorreste fare. E questo può essere particolarmente interessante per le aziende che possiedono grandi elenchi di acquirenti. Una sorta di tantum. Quindi chiedete le liste che loro hanno dove i clienti hanno già comprato tutti i prodotti e non comprano più da molto tempo. Quindi clienti che loro pensano siano ormai persi e per i quali non dovrebbero avere problemi a darvi le liste, perché se è un cliente che non compra più da me da anni, probabilmente non lo posso nemmeno più considerare un cliente. Ho una lista di 1.000 clienti simili che non comprano più da me da molti anni. Se tu mi chiedi questa lista, posso tranquillamente dartela. Cosa mi costa? Tanto non comprano comunque e ricontattandoli magari trovo anche un modo per riaffacciarmi a loro. Non toglierà o sostituirà nessun reddito o profitto che l'azienda ospite normalmente realizzerebbe. Aumenta i loro profitti, non devono alzare un dito o spendere un centesimo, se vogliono partecipare è ancora meglio. Dovete creare voi tutto il materiale di marketing, ovviamente con la loro approvazione, potete offrirvi di pagare tutte le spese di stampa, di spedizione e di altro tipo, oppure usufruire della possibilità di joint venture con voi. La loro quota di profitto dovrebbe essere commisurata al loro capitale e al loro impegno in termini di tempo. Li indennizzerai e li manterrai indenni, oltre a garantire incondizionalmente ogni articolo o servizio venduto. L'azienda ospitante può far passare tutti gli ordini e servizi per la verifica. Ricordati che soprattutto in quelle situazioni in cui l'azienda ospitante è lontana o totalmente tangenziale alla tua attività, per loro è solo un bonus aggiuntivo per le loro entrate. Il secondo modo è aumentando il numero di acquisti fatti da ogni cliente, quindi facendo sì che comprino di più. General Motors, Honda, Ford, eccetera, vi venderanno una nuova auto per 24.995 dollari. Abraham dice: avete mai pagato solo il prezzo pubblicizzato? Vi sarà capitato di comprare qualche servizio in più, come radio, aria condizionata, sistema di sicurezza, pacchetto di garanzia o finanziamento? Nonostante le nostre buone intenzioni, quando usciamo a cena, molti di noi alzano il valore della spesa quando il cameriere ci mostra la carta dei vini e più tardi il vassoio dei dessert, eccetera. Aggiunta su prodotti e servizi. Le concessionarie di auto stanno mettendo in pratica questa teoria come una precisa procedura. Invece di vendere semplicemente auto, la maggior parte di loro offre ai propri clienti la possibilità di aggiungere un impianto stereo, un comodo finanziamento, dispositivi di sicurezza, tetto apribile, telefoni per le auto.
estensioni di garanzia e tutti gli altri tipi di opzioni che si aggiungono all'acquisto base. Come sapete, di solito fanno queste offerte subito dopo che il cliente ha deciso di acquistare un'auto, un camion o un furgone. Non si tratta di manipolare i clienti mentre ancora sentono la gioia della nuova auto di proprietà. I concessionari stanno semplicemente riconoscendo il fatto che ciò che gli acquirenti d'auto vogliono non è solo una nuova auto, ma un pacchetto di trasporto totalmente personalizzato. Non si limitano ad acquistare convenienza e mobilità, acquistano anche un senso di benessere, uno stile di vita itinerante che loro desiderano e con il loro acquisto esprimono loro stessi. Fa tutto parte del risultato finale che il cliente desidera. Come aumentare il numero di acquisti da un cliente? Elencando tutti i prodotti e i servizi che vendete e che producono un risultato maggiore per il cliente se usati insieme o in progressione logica. Provate ad offrire varie combinazioni, pacchetti, cosiddetti upsell. Poi dovete elencare quelli che Abraham chiama i cicli di vita del prodotto o servizio. Tutti i prodotti o servizi che altre persone vendono, che precedono, che sono paralleli, completano o seguono l'uso del vostro prodotto o servizio. Trova le aziende che vendono tutti questi prodotti o servizi e vedi che tipo di distribuzione, acquisto, host beneficiary e offerte che puoi fare con ciascuno di essi per aggiungere una sorta di aggiunzione ai loro articoli alla vendita del tuo cliente. Pensate quindi a tutti i servizi logici di cui il vostro cliente potrebbe beneficiare dopo aver acquistato il vostro prodotto o servizio, come il supporto tecnico, l'estensione della garanzia, la manutenzione annuale, il ritiro o la consegna, eccetera. Sareste in grado di fornire uno di questi servizi per aumentare il valore della vostra transazione? Se non avete nient'altro da aggiungere, considerate la possibilità di offrire una versione più grande e di lusso del vostro prodotto o servizio, ad un prezzo un po' più alto. Ogni volta che qualcuno fa un acquisto da voi o dalla vostra organizzazione, avete la possibilità di aumentare le dimensioni di quell'acquisto. Si tratta di aiutare il vostro cliente ad ottenere il massimo beneficio o vantaggio dalla transazione che sta facendo con voi. Il terzo modo per far crescere il tuo business è aumentare il numero di volte in cui ogni cliente ritorna per comprare da voi. I clienti smettono di acquistare per tre motivi fondamentali. Smettono di comprare temporaneamente perché non riescono più a trattare con te, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, una frase banale ma molto vera. Una volta che si smette di trattare con un'azienda, indipendentemente dal valore del prodotto o del servizio che l'azienda offre, si tende a cadere in uno schema di acquisto diverso, quindi si tende a prendere altre decisioni, a guardarsi attorno. Secondo motivo, diventano insoddisfatti. Ci sono centinaia di ragioni per cui un cliente diventa insoddisfatto e smette di fare affari con un'azienda, ma la cosa importante da capire è che raramente si offende o si insoddisfa il cliente intenzionalmente. Terzo motivo, la situazione del cliente è cambiata al punto che non può più beneficiare del vostro prodotto o servizio, magari non ne ha più bisogno. Come aggiungere ulteriori offerte correlate alla linea di prodotti? Offrite al cliente un prodotto o un pacchetto di beni o servizi alternativi più grandi o superiori. Non devono essere obbligati ad acquistarlo, ma avete l'obbligo di dimostrare loro le differenze di performance e di risultato che possono aspettarsi di ricevere e fate loro un'offerta che dia un incentivo a considerare la possibilità di poter fare affari con voi. Dicendo ad esempio, con questo prodotto riuscirete a risolvere il vostro problema efficacemente, ma se aggiungete anche questo prodotto, allora avrete sicuramente risultati migliori anche in altri settori, oppure i risultati saranno ancora più veloci. Vendita incrociata, offrite ai vostri clienti alternative che funzionano meglio e che sono
nel loro interesse, non nel vostro. Una vendita incrociata è la presentazione al cliente di un prodotto o servizio aggiuntivo che aumenterà il risultato della sua transazione con voi e, o con la vostra azienda. Alcuni esempi: se vendete software per un'azienda, potete contattare un venditore che lavora per una società che vende hardware e che magari vende alla stessa clientela, e sviluppare un rapporto reciprocamente vantaggioso. Visa e American Express hanno stretto alleanze strategiche con compagnie aeree, produttori di automobili, compagnie petrolifiche e petroliere, e altre che premiano i consumi per l'uso della loro particolare carta di credito. Sears e Reebok hanno guadagnato centinaia di milioni di dollari promuovendo l'Allstate Insurance ai loro clienti nei loro negozi. Poi c'è anche l'esempio degli studi cinematografici come Disney e Universal Pictures, che producono film rivolti al mercato giovanile e sviluppano il merchandising dalle relazioni con le catene di fast food come McDonald's o Burger King. Le aziende di profumi e trucco assumono e pagano gli stipendi delle persone che lavorano ai banconi dei cosmetici nei grandi magazzini. Alcune delle aziende di cosmetici in realtà possiedono anche il banco dei cosmetici, quindi ci sono molti esempi che parlano del successo delle vendite incrociate. Adesso andiamo a vedere alcuni concetti chiave. Posta diretta. Abraham dice: che ne direste di avere da 1.000 a 10.000 venditori instancabili che lavorano 24 ore su 24, chiamando il numero massimo di potenziali clienti assolutamente più qualificati per il vostro prodotto o servizio, e non dimenticando mai di presentare ogni particolarità del prodotto, di offrire un argomento di chiusura della vendita? La posta diretta si riferisce a tutto il materiale scritto utilizzato per comunicare con i potenziali clienti o con i clienti, comprese le lettere di vendita, le mail e le proposte che fate. Le mail di vendita sono il più potente mezzo di marketing. L'invio di una mail prima di una telefonata può aumentare l'efficacia della chiamata del 1000%. Quindi un conto è chiamare subito un cliente che non si aspetta la nostra telefonata, un conto è mandargli prima una mail, così lui, quando risponde, sapete già che è interessato, mentre se non risponde avete risparmiato del tempo, perché sapete che se l'aveste chiamato senza mandargli prima la mail, vi avrebbe ascoltato per qualche minuto, poi vi avrebbe gentilmente rifiutato l'offerta. Dopo che hanno comprato il prodotto, li trasferite in un'altra lista. Se comprano spesso, li mettete in un'altra lista ancora. Quindi diverse liste, diverse fogli Excel, ad esempio, con tipologie diverse di clienti: i clienti che comprano poco, che comprano tanto, i clienti che comprano non solo tanto, ma anche i prodotti più costosi, che sono anche i vostri clienti più importanti. Bisogna massimizzare quello che avete a disposizione. Testare tutto non è affatto insolito quando si prova e si confronta l'efficacia di un approccio rispetto ad un altro, perché l'approccio superiore supererà quello inferiore di ben 10 volte o 20 volte di più, quindi è qualcosa da tenere in considerazione. Abraham dice: ho visto persone testare diverse variabili nella loro pubblicità, nei siti web, nelle lettere di vendita, nelle presentazioni delle vendite dal vivo, nelle garanzie e nel prezzo.
Aumenti del 500%, 1000%, 2000% sono stati ottenuti semplicemente passando da un approccio all'altro. In altre parole, forse stai producendo in questo momento solo l'un quinto dei risultati delle vendite o dei profitti che potresti ottenere con lo stesso sforzo o anche meno sforzo e meno costi. Un'azienda che apparentemente non ha testato abbastanza i prodotti è la produttrice di Excedrin. Da diversi anni loro hanno condotto una campagna pubblicitaria nazionale multimilionaria da diversi milioni di dollari, che mostrava mal di testa diversi al di sopra della media e assegnava a loro dei numeri come Excedrin Headache 9, Excedrin Headache 23, eccetera, dove l'Excedrin alleviava appunto il dolore. La campagna ha creato una grande fama ed è stata apparentemente di grande successo, ma in realtà le vendite sono diminuite. In seguito l'azienda ha appreso che le persone erano a conoscenza della campagna e hanno detto che Excedrin era un eccellente antidolorifico, più forte della media, e se avessero avuto un forte mal di testa avrebbero sicuramente preso Excedrin. Ma se avessero solo un mal di testa medio, Excedrin era un farmaco più forte di quello di cui avevano bisogno, quindi avrebbero preso un antidolorifico più leggero, come ad esempio l'aspirina. L'azienda avrebbe potuto risparmiare milioni di dollari e non avrebbero perso quote di mercato se avessero fatto una cosa semplice: dei test nel mercato. Altri esempi. Prima che Henry Ford è, come sapete, il primo miliardario degli Stati Uniti, quello che ha creato Ford Automobili. Prima che lui assumesse qualcuno per una posizione importante, pranzava con loro. Se il potenziale dipendente aggiungeva sale al cibo prima di assaggiarlo, il signor Ford non assumeva la persona. Il motivo? La salatura del cibo prima di assaggiarlo indicava che la persona avrebbe attuato un piano prima di testarlo. Fu Henry Ford, forse troppo estremo con la sua politica di assunzione basata sulla salatura prima della prova? Forse sì, ma d'altra parte Henry Ford, come vi ho già detto, è stato il primo miliardario degli Stati Uniti. Valore del cliente a vita. Calcolando i profitti che un cliente che compra di continuo per 2 o 3 anni vi porta, vi può dimostrare il prezzo che sareste disposti a pagare per pubblicizzare il vostro prodotto. Se questa somma, ad esempio, è 100 euro, significa che converrebbe pagare questa somma per portare un nuovo cliente. Si possono usare i servizi pubblicitari di Facebook, Google, eccetera. Testare. Abraham dice: è sorprendente come poche aziende non testino mai un qualsiasi aspetto del loro marketing e non lo confrontino con qualcos'altro. Scommettono il loro destino su decisioni e congetture arbitrarie e soggettive. Alcuni esempi. Testando modi diversi per dire la stessa cosa, quale funziona di più? Ad esempio, se dovete dire prima chi siete e poi presentare il prodotto, oppure fare il contrario. Potete testare entrambe le tecniche e vedere quale vi porta maggiore vendite. Testando una mailing list invece di un'altra. Testando una fascia oraria invece di un'altra, o un'offerta, un prezzo, una garanzia, una presentazione di vendita. Fate un elenco di tutti i principali elementi o variabili della vostra attività commerciale che producono risultati misurabili. Includete tutte le situazioni in cui la persuasione o l'influenza sono importanti per il vostro successo, ad esempio presentazioni di vendita, presentazioni del consiglio di amministrazione, accordi telefonici, pubblicità, cataloghi, lettere di vendita, posta elettronica, fax, servizio clienti, supporto tecnico, eccetera. Successivamente
bisogna individuare i principali elementi di transazione in ciascuna di queste attività, ad esempio titoli, vendite, chiusure, aperture di presentazione, eccetera. Poi provate almeno due modi o approcci alternativi a queste attività. Create almeno due modi diversi di dire o comunicare il vostro messaggio. Almeno due strategie di prezzo, almeno due tipi di presentazione, perché in questo modo potete testare entrambi e capire quale funziona e quale no. Poi, se uno funziona meglio dell'altro, usate quello, ma anche in questo caso siete invitati a inventare pure un terzo modo di presentare le cose, in modo da poterlo comparare con quello che già avete, perché tra i primi due uno l'avete già scartato, quindi vi rimane solo uno. E con un solo modello non si va avanti, o almeno non si va per molto tempo avanti. Quindi testare in modo conservativo e modesto questi diversi approcci rispetto al vostro attuale approccio di controllo. Rimarrete sorpresi, secondo Abraham, da quanti dei vostri nuovi test supereranno i vostri vecchi standard. Trovate ogni processo della vostra azienda o della vostra carriera che potrebbe essere migliorato e concentratevi su piccoli miglioramenti incrementali o grandi miglioramenti esponenziali in ogni processo. Se lo farete, l'effetto combinato sarà molto molto impressionante. Lettera di vendita. Qui ci sono componenti specifici che la vostra lettera di vendita dovrebbe contenere. Deve attirare l'attenzione del lettore con un titolo potente, quindi il titolo numero uno. La lettura deve mostrare chiari e distinti vantaggi nel proprio corpo, quindi la parte principale. La lettera deve dimostrare o convalidare la vostra richiesta di benefici o vantaggi attraverso esempi concreti, confronti, analisi, testimonianze o credenziali. La lettera deve persuadere il lettore a raggiungere e accogliere il vantaggio che voi promettete. La lettera deve motivare il lettore ad agire, rispondere, ordinare, scrivere o rispedire il coupon. Poi un altro concetto molto interessante è il baratto. Il commercio dei vostri prodotti o servizi per le cose di cui la vostra azienda ha bisogno o che vuole si chiama business barter. Il baratto vi offre la straordinaria capacità di aumentare notevolmente le vostre vendite anche di 5-10 volte. Fatto bene, il baratto dà anche l'effetto di avere un capitale quasi illimitato. È come avere un assegno in bianco da compilare. Ti permette di acquistare prodotti e servizi ora, ma di pagarli molto più tardi. È un esempio che vi dice che più tempo ci metti a pagare, meno ti costa. Potete fare del baratto con molte aziende del vostro settore o di altri settori. Può essere una strategia base della vostra crescita aziendale. Scambiate il vostro servizio con altri servizi senza includere il denaro nella transazione. Poi c'è la triangolazione, che è l'uso di tre transazioni separate o più transazioni per raggiungere il vostro obiettivo finale di baratto. Scambiate un prodotto o servizio tra A e B scambia il servizio appena ottenuto con C e così via. Questo nel caso in cui per B il servizio ottenuto da A fosse meno utile del servizio che potrebbe ottenere da C. Quindi B prende il servizio che ha scambiato con A e lo passa a C, scambiando con qualcosa di più utile o addirittura vendendo a prezzo più alto il servizio ottenuto ad un prezzo più basso. Ci sono molti metodi ingegnosi
per espandere la propria impresa. Questo era il libro Espandi il tuo business oltre ogni aspettativa del mitico Jay Abraham, un libro utilissimo che vi spiega la filosofia vincente delle grandi imprese. Ci sono moltissime idee, non solo per coloro che hanno un'attività propria, ma anche per quelli che intendono crearne una. Spero che il video che ho fatto vi sia stato utile, vi ringrazio della vostra attenzione e ci risentiamo nei prossimi video. Ciao!